Sono le 5:30 di domenica mattina. Una pattuglia della squadra volante viene fermata a Porta Susa da una ragazza 25enne. La ragazza quasi si getta sotto la macchina della polizia per chiedere aiuto. Indica un giovane di colore poco distante, piangendo, e dice: "È lui, è lui". Il soggetto, un 23enne di origini nigeriane, alla vista dei poliziotti tenta la fuga ma viene fermato nonostante un tentativo di resistenza. E il racconto della ragazza è molto preciso. Quella mattina si stava recando al lavoro presso una struttura sanitaria del quartiere San Donato. Mentre camminava sulle cernaia, è stata avvicinata all'improvviso da un cittadino straniero che le ha bloccato il passo dicendole senza mezzi termini di voler consumare un rapporto sessuale con lei. La giovane si è allontanata impaurita, ma il molestatore l'ha seguita. Pochi passi e le ha afferrato la borsetta, ha messo le mani dentro e preso il portafogli. La giovane allora è fuggita correndo in direzione Porta Susa. L'uomo l'ha raggiunta di nuovo, l'ha strattonata e ancora una volta le ha detto di voler avere un rapporto con lei. La vittima ha fatto finta di acconsentire, uno stratagemma per prendere tempo. Ha detto infatti al suo aguzzino di aver vergogna a farlo così in mezzo alla strada, che l'avrebbe condotto in un giardino poco distante. Durante il tragitto l'uomo la papeggiava tentando ripetutamente di baciarla. Arrivato in Corso San Martino, la vittima ha visto una volante della polizia di Stato, si è divincolata dal cittadino nigeriano ed è riuscita a chiedere aiuto. Gli agenti hanno fermato lo straniero, il quale ha negato la violenza nei suoi gesti, ma il racconto della giovane non ha lasciato dubbi. Negli uffici della squadra volante, il soggetto si è scagliato inoltre violentemente contro due agenti intenti a redigere gli atti. Pertanto è stato arrestato per violenza sessuale, rapina, resistenza e lesione pubblico ufficiale.